Cioè, Wilson, ma hai visto che figata sto progetto? Ma secondo me dobbiamo dare più importanza al tempo. E sarebbe il caso di fare un upgrade con Arduino. Il tempo non ha padroni né detentori, amico mio. Wilson è il mio nome e tu sei il mio creatore. Sei già riuscito nel momento stesso in cui sei partito. Questo è il senso della vita che scorre su di un filo spesso arrugginito. E allora dimmi te, saremo all'altezza di farlo? Insieme accenderete il tempo dello spazio, perché ciò che conta è come hai vissuto. Con grande piacere oggi ho tra le mani questo splendido manufatto dell'amico Mac Strange dell'omonimo canale, sul quale vi invito a fare un salto e guardare il video che esce in contemporanea con questo che state vedendo, dove appunto è documentata tutta la costruzione di questo splendido manufatto. Di cosa si tratta? Noi la chiamiamo clessidra arrugginita, ma in realtà svolge la funzione di candelabro perché ha queste lampade sulla parte superiore, quella di clessidra appunto e quella di timer. Proprio soffermandomi su questa ultima definizione, quella di timer, trapianterò la tecnica di Arduino per fare in modo che questo complemento d'arredo possa assumere il doppio significato: uno, appunto, quello di lampada che può stare in un angolo dei nostri ambienti da arredare, e l'altro tramite, vediamo adesso, pressione lunga, si entra nella modalità timer, in modo che la sabbia che sta sulla parte superiore di questa clessidra, che vi assicuro che crea anche dipendenza, venga monitorata da queste fotocellule installate durante la costruzione appunto di questo oggetto. E non appena le fotocellule si accorgono comunque, o comunque rilevano che la sabbia viene a mancare, le lampade superiori assumono un significato e quindi una simbologia che ci fa capire che il tempo è trascorso. Vi ricordo anche che esistono sempre sul canale di MacStrange, e vi lascio tutti i link sotto in descrizione, dei video propedeutici alla costruzione di questo candelabro, quindi un video sull'impiego della resina epossidica per ottenere questa base e un video sull'ossidazione delle parti metalliche che appunto poi sono state assemblate per ottenere tutta la struttura superiore. Quindi non mi dilungo più, adesso andiamo allo schemino elettrico che ogni tanto vi faccio vedere e così capiamo insieme cosa ho intenzione di fare. Il cuore del sistema è Arduino Nano. Abbiamo D2 e D3 battezzati come ingressi digitali. D2 relativo al pulsante che con pressione breve mi farà accendere e spegnere contemporaneamente tutte e due le lampade, che adesso vediamo come sono gestite. Quindi modalità candelabro, mentre con la pressione lunga si entrerà nella modalità clessidra, che ora vediamo. Infatti l'ingresso D3 sarà l'ingresso che sarà gestito dal quarto relè, a sua volta eccitato dall'esito delle due fotocellule, fotocellule che vengono alimentate da una tensione massimo di 9 volt, stessa tensione che alimenterà la scheda Arduino. Infatti tra i due elementi della coppia di fotocellule una ha un terzo terminale, che è proprio il terminale che mi darà esito dello stato delle fotocellule. D4, D5 e D6 invece saranno battezzate come uscite digitali, che andranno verso i relè rispettivamente 1, 2 e 3. Relè 1 e relè 2 chiuderanno un contatto per alimentare le due lampade, rossa e verde, che si accenderanno, ripeto, contemporaneamente quando sono nella modalità candelabro, mentre si accenderà la rossa se nella modalità timer, che vi si accede tramite la pressione lunga dell'ingresso D2. Il fascio delle fotocellule sarà ancora interrotto fin quando non sarà trascorso il tempo, ovvero lo svuotamento della clessidra, quindi è la sabbia stessa che interromperà il fascio. Nel caso in cui poi si dovesse svuotare la clessidra, sempre nella modalità timer, e quindi il fascio avere continuità ed essere letto, si commuterà dalla lampada rossa alla lampada verde. Infine Arduino fornirà 5 volt costanti attraverso il pin dedicato, che servirà sia ad alimentare la scheda relay che a dare il segnale di ingresso agli ingressi appunto di D2 e D3, e le resistenze di pull down che verranno collegate direttamente al GND. Eccoci qua con i cavetti che abbiamo appena visto nello schema che ci siamo lasciati qualche istante fa. I due cavi di alimentazione della lampada sinistra, i due cavi
dell'alimentazione della lampada destra, che sarebbe quella rossa. Quindi da qui ci passa la 220 volt gestita da due di questi relè, e poi i cavetti della fotocellula, quello a tre poli e quello a due poli, dove vi ho spiegato appunto il significato dei due e dei tre poli. Ecco qua infatti le fotocellule, questa è quella a due poli che emetterà il fascio luminoso, il fascio laser, e questa è quella a tre poli, quella ricevente, che oltre ad essere alimentata per capire se il fascio viene interrotto o meno a causa della presenza della sabbia, che comunque potrebbe svuotarsi, e quindi in questa situazione siamo prossimi ad esempio a ricevere il fascio laser da questa fotocellula, emetterà tensione nel terzo polo, da fare poi interpretare ad Arduino e tutto il discorso che ho appena spiegato nel circuito. Direi quindi che mi toccherà per prima cosa giuntare questi cavi con questi altri, perché il candelabro è arrivato smontato, in modo tale che potrò recuperare queste linee dalla parte inferiore della base e lì implementare tutto il circuitino Arduino, che adesso mi permetterà di ottenere la versione timer di questo candelabro Clessidra. Come vedete, tramite un giro di nastro ho cercato di distinguere la linea che porta 220 volt per alimentare le lampade dalle linee che alimenteranno le fotocellule, che sono in bassa tensione. Sicuramente quindi le lampade avranno un neutro in comune, mentre ciascuna fase interrotta verrà gestita dai primi due relè, quindi una fase interrotta per relè. Similmente con le due alimentazioni delle fotocellule, mentre il più verrà gestito dal terzo relè. Mentre sul terzo cavetto della fotocellula sinistra, ovvero il pin di consenso della fotocellula, ho dovuto connettere un pezzetto di cavo che avesse quel terminale femmina compatibile con lo spinotto maschio della scheda relè, e poi Arduino, che sarà installato su questa basetta con i morsetti, così ci verrà più facile insomma connettere tutti i vari pezzetti di cavo che adesso vedremo. Questa resina, la domanda sorge spontanea: Sebi, non potevi mettere questi componenti prima e procedere col cablaggio dopo? Avete ragione, domanda legittima, ma questo mette in risalto il fatto che molto spesso i progetti vengono fatti quando registro e vengono praticamente scoperti insieme a voi, quindi io non ho mai realizzato qualcosa di questo tipo, ma mai su un progetto fatto da un altro maker. Però ovviamente, se dovesse esserci una produzione di serie, questo vale in generale, giustamente procederò a costruire una scheda che può essere adattata qui, e quindi a minimizzare il lavoro e lo spazio, e con questa scusa posso accorciare qualche cavo. We'll be right back.
cavo di alimentazione e mi sa che siamo in prossimità per testare il progetto. Scheda Arduino che vado ad inserire direttamente sulla sua basetta dedicata e connetto il PC per scaricarvi il codice. Vi ricordo che ci sarà in descrizione un file zip dove potete scaricare il codice insieme allo schema elettrico, perché sono sicuro che me lo chiederete. In questo momento la lampada candelabro Clessidra è alimentata, quindi a testimoniare che non ci sono trucchi e inganni c'è Wilson che sta guardando la parte dietro. Quindi tramite la pressione breve del tastino posso usufruire della funzione lampada, quindi da qualche parte può essere piazzato questo complemento e appunto è arredare i miei ambienti, posso accendere e posso spegnere. Ma se voglio che le lampade abbiano un significato particolare associato allo stato della clessidra, pressione lunga e si entra nella modalità timer. Significa che lo stato della clessidra si riflette sullo stato delle lampade, quindi lampada rossa, clessidra vuota. Se ruoto la clessidra, la lampada si mette in verde, la posso mettere anche più dritta, a indicare che inizia lo svuotamento della clessidra. Passeranno all'incirca 30 minuti e non appena la parte superiore della clessidra si svuota, passerà il fascio e la lampada andrà in rosso a indicare che il tempo è passato. Un timer che sempre è associato al fascino, come ho detto, di una clessidra. Vedremo infatti svuotarsi e trascorsi i 30 minuti lo stato delle lampade cambierà. Ehi, sveglia! Ehi! Rimasto imbambolato. Ovviamente sono rimasto pure io ad aspettare qui per vedere se effettivamente al trascorrere dei circa 30 minuti la clessidra funzionasse. Io sono molto contento per aver realizzato questo upgrade di un progetto che, come vi ho detto all'inizio del video, è stato ideato da MaxRange, il quale mi ha chiesto di effettuare un upgrade perché il suo desiderio man mano che realizzava questo splendido manufatto era quello di tenere traccia del tempo anche in maniera elettrica e con la mia soluzione in maniera logica elettronica. Vi invito infatti a visitare il canale MaxRange per vedere i suoi progetti e che tipo di progetti tratta, dalla pneumatica alla meccanica. È un canale, io lo definisco di nicchia. Condividete, mettete un like ai video e vi ricordo che in descrizione vi lascio tutti i riferimenti di MaxRange e del mio canale per quanto riguarda social e per quanto riguarda video propedeutici a questo, quindi il video di MaxRange relativo alla costruzione della base, dell'effetto dell'ossidazione dei metalli e di tutto il progetto. Da Sebi Torisi e da MaxRange è tutto, grazie e alla prossima!